Sei sedentario? Ma sai realmente cosa rischi? O per meglio dire, sai cosa ti perdi? Sai davvero qual è, secondo la scienza, il vero destino delle persone sedentarie? Oggi, in maniera un pochino spigolosa e diretta, ti parlerò delle reali conseguenze che la sedentarietà può avere sulla salute fisica e mentale. Sei pronto? Iniziamo. Ogni tanto, in qualche video che parla di medicina, sentiamo parlare di un concetto, a mio parere, davvero folle, ovvero il sedentario sano, una figura mitologica. In pratica si contempla l'idea che ci siano delle persone che siano sane in completa o quasi completa assenza di attività fisica. Assurdo, a mio parere. Volete sapere che cosa penso sulla base di tutti gli studi che ho fatto? Beh, io penso che in realtà esistano solamente sedentari, non ancora malati. Chiamiamoli sedentari momentaneamente sani, magari in ragione della giovane età o di una genetica particolarmente favorevole, per carità. Non voglio portarvi sfiga, ma questa è la realtà. Mi spiace essere così franco, ma la sedentarietà è una bomba ad orologeria. Tre punti oggi vi voglio illustrare: longevità, disabilità e qualità di vita. Punto 1, longevità. Le persone fisicamente attive vivono in media 3-4 anni in più rispetto alle persone sedentarie. Non male, direi, vi garantisco, non male. Ovviamente, se all'attività fisica si aggiunge una dieta non ipercalorica e ben equilibrata, il valore sale ancora di più. Questo è quello che ci dice l'epidemiologia. Ricordiamoci che l'attività fisica efficace e utile è definita come l'esercizio che includa almeno 150 minuti di attività moderata o 75 minuti di attività vigorosa a settimana. Fra tanti studi che ci sono là fuori, uno dei migliori studi epidemiologici a supporto di questa affermazione è lo studio Harvard Alumni Health Study, che ha seguito migliaia di persone per un periodo di 30 anni. Ripeto, poi ci sono altri studi che hanno replicato questi risultati nel corso del tempo. Punto 2, disabilità. Un'altra verità scientifica è che l'attività fisica regolare è associata a una riduzione significativa dell'invalidità media legata a diverse patologie croniche, tra cui malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, diabete di tipo 2, obesità e molte forme di cancro. Gli individui attivi tendono a sperimentare meno anni di vita con disabilità rispetto ai sedentari, cioè non solo si vive di più, ma si vive sani per molto più tempo, 10-15 anni almeno in più di vita sana. Uno dei migliori studi a supporto di questa affermazione è il famosissimo Nurses Health Study, che ha seguito oltre 85.000 donne per più di 30 anni. Anche l'Harvard Study of Adult Development, di cui parlerò fra pochino, ha raggiunto risultati simili. E anche il precedente Harvard Alumni Health Study ha confermato questi risultati. E infine punto 3. L'attività fisica regolare è strettamente legata a un miglioramento della soddisfazione, della felicità percepita e della salute mentale. Gli individui attivi tendono a riportare livelli più alti di benessere psicologico, meno sintomi di depressione, sintomi di ansia, migliore vita sessuale, maggiore motivazione e una migliore resilienza allo stress. Insomma, una qualità di vita davvero più elevata, quindi non è solo vivere di più, ammalarsi meno, ma anche stare proprio meglio sul piano psicofisico. E qui gli studi a supporto sono davvero tantissimi, forse, come vi anticipavo prima, uno dei migliori è nuovamente l'Harvard Study of Adult Development, uno degli studi longitudinali più estesi e completi mai condotti nella storia della medicina. In questo studio hanno indagato molte centinaia di persone di sesso maschile per oltre 75 anni, dimostrando che l'attività fisica è uno dei fattori chiave associati a una migliore salute mentale e a una maggiore soddisfazione nella vita. Poi, come vi dicevo anche prima, sono stati fatti altri di questi studi che hanno confermato questi outcome. Bene, che ne dite? Ho convinto? E tenete conto che globalmente le cose stanno forse ancora meglio per chi si allena e ancora peggio per chi è sedentario, alla luce di, ripeto, nuovi altri studi epidemiologici meno estesi ma più recenti. E voi, qual è il vostro livello di attività fisica? Siete attivi o sedentari? Vuoi trovare la motivazione a fare attività fisica con un coaching di gruppo e con le tecniche di motivazione e di cambiamento mie e di Gennaro Romagnoli? Bene, allora ti consiglio di dare subito un'occhiata a Move Motivation, la sfida di 30 giorni che ha lo scopo di farti creare una routine di esercizio fisico efficace e stabile nel tempo. Vai subito a informarti e preparati a sfruttare la potenza del gruppo per il tuo cambiamento radicale. Il link lo trovi qui sotto in descrizione oppure puoi anche cliccare qui, da qualche parte, credo.